Benvenuti in questo nuovo video. La prima domanda è: qual è il mio punto forte a livello caratteriale? Abbastanza determinata, tosta, chiamala così. Nel senso che, come posso spiegarvi? Nel senso che se voglio ottenere qualcosa, lo ottengo, perché sono molto, molto determinata. La seconda domanda che momenti in cui cambieresti parte del tuo passato? Sinceramente no. Allora, perché? Magari potrei anche cambiarlo, però non sarei la persona che sono adesso. Per il semplice fatto che sì, ci sarebbero delle cose che vorrei cambiare, magari perché mi cambierebbero la vita in meglio, però secondo me, appunto, non sarei la persona che sono adesso. Non cambierei. Oggi. Sei mai stata messa alla prova da qualcuno, parlando di pazienza? Molto, dal mio ragazzo soprattutto, ti reputi una persona non tanto paziente, sono sincera, però se c'è da pazientare perché l'occasione lo richiede, allora sì, se la situazione richiede per forza che io sia paziente, lo sono. Sempre più il mio ragazzo, sono sempre con il mio nuovo microfono, quindi non so come uscirà più o meno il tono della mia voce. Lo sto provando perché da poco lo sto usando. Quando hai momenti di malinconia, fai per sentirti meglio? Dipende dal tipo di malinconia. Ci sono dei momenti in cui sono un po' nostalgica, magari sono un po' triste, un po' nostalgica, magari mi piace guardare dei telefilm, mi distraggono molto, perché magari mi proietto sul film, sul telefilm e mi svago così. Se no amo disegnare, colorare. Molto, a me piace moltissimo colorare, mi rilassa tantissimo. Oppure faccio o sento i video ASMR. È un modo per rilassarmi, perché fare in questo momento adesso con voi questo video mi rilassa molto. Sono fatta crescere anche le unghie per fare il tapping, lo dico sempre. Allora, poi metterò anche uno smalto decente. Allora, prossima domanda. Nel passare del tempo, pensi di essere cambiata? Se sì, in cosa? Sì, assolutamente sì. Penso di essere cambiata molto negli anni perché, cioè non perché, se sì, in cosa sono cambiata sia caratterialmente sia fisicamente, molto caratterialmente più, diciamo, giudiziosa, se vogliamo metterla così, a pensare più a me stessa, non essere più egoista, però essere più, meno. Pensare più a me stessa, ad essere felice, a capire cosa voglio dalla vita, magari cosa desidero di più, cosa mi potrebbe rendere felice, a capire di più cosa magari può rendermi felice, tutto a che fare con la felicità. Ho cambiato il mio stile di vita, ho cambiato molto le mie abitudini, scusatemi. Nel passare del tempo sì, penso di essere cambiata molto, sono cambiata sia a livello caratteriale. Magari prima non ero come, cioè non ero determinata come adesso, magari non capivo bene
veramente importante per rendermi felice. Magari prima non capivo cosa poteva realmente portarmi la felicità, anche a livello di diciamo, più verso me stessa, non per essere egoista, ma perché nella vita sono stata molto fessa. Quindi ho rivisto un po' le mie amicizie, ho rivisto molto il mio modo di è la persona con cui ti senti più in linea caratterialmente? Allora, secondo me penso quasi tutte le mie amiche. Magari non al 100%, però se sono mie amiche è un motivo già. Quindi magari secondo me abbiamo qualcosa in comune, tipo alcuni tratti del carattere, poi magari con alcune ho più tratti, alcune più o meno. Amiche, un po' col mio ragazzo anche, se no saremmo insieme, non abbiamo proprio, cioè non è che abbiamo caratteri simili, ma sono appunto d'affinità, andiamo molto d'accordo. Diciamo che ho un'amica per ogni tipo del mio carattere, perché sono molto lunatica. Allora, sto cercando di farlo un po' velocemente per non consiglieresti per affrontare il futuro. Se dovessi tornare tipo indietro di molti molti anni, forse le direi solo di essere un pochettino più furba, nel senso di essere meno fessa, ripeto, però non saprei. Però sinceramente modo per comunque per conoscere, per autogiudicarsi, per capire un po' come si è se stessi. Penso che sia molto carino a livello proprio di apertura con se stessi a livello caratteriale. Penso che secondo me possa essere molto utile. Perché comunque magari ti fa riflettere sulle cose che sono positive e negative del carattere. Lo trovo molto carino. Sono sotto nell'info box, sono nella descrizione. Vi taggerò e lascerò anche il loro link. Allora, taggo prima di tutto Valerie ASMR. Spero che non mi ammazzi perché faccio questo. La taggo in questo video tag. Spero che ti farà piacere fare questo video. Se no, non sei obbligato, ovviamente. Poi taggo il mio ragazzo che non fa ASMR, cioè fa gli ASMR, ma non è solo per gli ASMR, che è Andrea 93. Che gli hanno richiesto un video ASMR. Steffi, ti ho accontentata. Puoi fare un video tag ASMR. E poi le altre persone che mi verranno in mente le taggerò qua sotto. Quindi dovete per forza leggere la descrizione. Mi dispiace, ragazzi.